Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Le conseguenze di tali scelte sono ormai ben note. Crollo del risparmio familiare, distruzione della qualità della vita, perdita dei diritti del lavoratore, deflazione salariale completata dall'importazione di massa da altri continenti di altri poveri. Mi sto riferendo alle idee neoliberiste, quelle che hanno dominato la politica economica degli ultimi 30 anni. In questo senso pare non si comprenda la correlazione tra immigrazione clandestina e deflazione salariale. L'ultimo attacco del pensiero neoliberista è stato alla struttura stessa delle democrazie, partendo dalla logica degli sprechi e del costo della politica, con l'obiettivo di fare breccia nella sottocultura popolare dell'invidia sociale e scardinare così qualsiasi voce contraria, la sua rappresentanza in Parlamento. Il popolo cade facilmente nella trappola, come la storia recente italiana documenta in materia referendaria. Ecco, sto raccontando sostanzialmente come il pensiero unico neoliberista sia riuscito ad ingannare i popoli. Dopo aver fatto quelle cose che ho raccontato nella puntata precedente e che hanno portato appunto alla distruzione di qualità della vita, riduzione dei servizi, perdita dei diritti del lavoratore, deflazione salariale, immigrazione di massa e via discorrendo, l'ultimo colpo geniale del pensiero unico estero vestito neoliberista è stato far credere alla gente che l'obiettivo fondamentale fosse la lotta agli sprechi e al costo della politica. Per i banchieri che dominano il mondo, avere ridotto il Parlamento e la funzionalità del Parlamento è stato un colpo geniale, perché il popolo in realtà, colpendo la rappresentanza popolare, ha colpito se stesso e lo ha fatto nel modo più ingenuo possibile. Perché? Perché ovviamente è stato fatto vedere lo specchietto dell'allodole, dello spreco della politica, del costo della politica in una sottocultura popolare fatta di invidia, di animosità, di astio, di persone frustrate che sono, come nel quadrante di Cipolla, le persone stupide, cioè Cipolla, un noto professore che aveva teorizzato appunto la divisione della stupidità umana in quattro quadranti, sono quelle persone che fanno del male agli altri e fanno anche il male a se stesse. Perché colpire la rappresentanza popolare vuol dire colpire se stessi. Quelli che ridono sono i grandi uomini di finanza. Buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.